Ciretti, mi occupo dei nuovi media principalmente per quanto riguarda la Lega Nord del Piemonte. Abbiamo cominciato a lavorare con Roberto Cotto in campagna elettorale, adesso abbiamo costruito una struttura intorno. Innanzitutto ringrazio per l'invito e cercherò di spiegare un pochino di quello che faccio nel mio lavoro e evitando ovviamente di entrare troppo nel tecnico, anche perché non vorrei annoiarvi troppo. La premessa è che comunque l'argomento di cui parliamo adesso è un argomento che nel tempo avrà delle continue variazioni, nel senso che quello che noi diciamo questa sera, i metodi con cui lavoriamo variano di giorno in giorno, variano con l'avvento delle nuove tecnologie e con i continui sviluppi che abbiamo. Sostanzialmente il nostro movimento, anche dal punto di vista storico, ha avuto il grosso problema di dire, il grosso difetto di dire quello che la gente pensa, e quindi fin dall'inizio il nostro segretario federale Umberto Boschi e tutte le persone che insieme a lui hanno costruito questo movimento hanno avuto il problema di doversi rapportare con i mezzi di comunicazione, i giornali, la stampa dei primi anni 90, e quindi si sono trovati spesso a non essere supportati in modo adeguato dall'informazione. Perché? Magari perché in alcuni casi venivano snobbati, in altri casi la paura di lasciare spazio a un movimento che aveva un appeal molto forte nei confronti degli elettori rischiava poi di mettere in difficoltà la vecchia politica, la politica del tempo. Quindi da questo punto di vista noi adesso abbiamo delle grandi occasioni. Vi racconto un po' come nasce, diciamo, l'esigenza e il ruolo che ricopro. Quando, diciamo, nell'estate del 2009 si cominciava a parlare della possibile candidatura di Roberto Cota alla presidenza della regione, fortunatamente poi ben riuscita, ci siamo ritrovati a costruire una struttura che potesse rendere la Lega Nord in Piemonte, quindi io vi parlo ad esempio del territorio dove arrivo, da Torino, dove lo spazio che ci viene concesso è davvero, fino anche a un poco tempo fa, era molto poco anche sui mezzi di comunicazione. E quindi ci siamo ritrovati a dover utilizzare dei metodi per informare la gente delle nostre idee e cercare di portare avanti il più possibile le istanze della gente, anche soltanto dal punto di vista dell'informazione. E quindi abbiamo cominciato a fare un piccolo censimento di qual era la situazione in quel momento a livello nazionale della comunicazione dei nuovi mezzi, quindi del web, dei social network e adesso tra l'altro anche degli smartphone e di tutte le cose che i mezzi che ci consentono di avere informazioni in tempo reale. E ci siamo resi conto che a livello nazionale mancava una qualsiasi forma di struttura, perché nel tempo non ci si era ancora resi conto di questa necessità, non ci eravamo ancora trovati ad essere un movimento, un punto di riferimento per tutti i cittadini del Piemonte come poi siamo diventati. E quindi ci siamo mossi nell'ottica di creare questa struttura in modo da cercare in qualche modo di bypassare i limiti che la stampa e i giornali ci danno su alcuni territori e attraverso i quali cercano di fermare la nostra avanzata sul territorio. E allora abbiamo studiato direttamente con il nostro segretario nazionale tutti i metodi possibili per arrivare direttamente alle persone, perché attualmente, ad esempio, dopo la vittoria delle elezioni, il presidente Cota si trova ogni giorno a interfacciarsi con le persone. Quando a volte porta avanti delle iniziative che tutti considerano condivisibili, che quasi nessuno può contestare se non ovviamente per motivi ideologici, si trova però magari a non avere il riscontro giusto da parte dei mezzi di comunicazione e quindi a non avere poi queste iniziative la giusta risonanza all'interno del territorio e per la gente, per i cittadini piemontesi. E quindi tutti i mezzi che noi possiamo utilizzare dal nostro punto di vista e dal punto di vista dei nuovi media creano una prospettiva e sono un'opportunità di informare i cittadini su quello che la regione porta avanti, nel nostro caso, ma anche tutti gli enti locali, tutti i nostri eletti all'interno degli enti locali. Abbiamo trovato situazioni come quella di Cuneo, dove tra l'altro si era già molto avanti rispetto alle altre province a livello di comunicazione web, ma abbiamo trovato situazioni di completa assenza, dove i nostri amministratori lavoravano negli enti, portavano avanti iniziative che piacevano alla gente, ma poi non avevano i mezzi per comunicarlo perché c'era qualcuno che in qualche modo glielo impediva. E allora non so se chi ha seguito la campagna elettorale delle regionali si ricorderà dell'iniziativa Io sto con Cota, che era un'iniziativa che ci ha portato ad avere tante adesioni di quelle persone che magari l'idea di tesserarsi alla Lega
poteva spaventare, ma non probabilmente in un territorio come la vostra provincia questo sentimento non si può recepire, o magari viene raggiunto in modo diverso. Invece capita che molto spesso si siano trovate persone magari che dicono no, ma io condivido le vostre idee, a me piace quello che fate, però l'idea di tesserarmi, sapete, poi la gente. E quindi l'iniziativa di Stoconcota, che è stata messa a disposizione dalle nuove tecnologie, perché prima l'idea di poter raccogliere delle adesioni, raccogliere dei nomi, delle persone che si sono messe a disposizione a collaborare nella campagna elettorale come rappresentanti di lista e durante tutto il percorso che il nostro segretario nazionale ha fatto per poi arrivare al risultato attuale, e queste persone magari senza un sito internet dove potersi registrare sotto un nome di un progetto, sotto l'ipotesi di una prospettiva migliore, di un futuro diverso, forse queste persone non si sarebbero tesserate alla Lega, e molte delle persone che hanno aderito al progetto di Stoconcota adesso sono tesserate della Lega. Chiaro, l'abbiamo visto tutti, chi vive il movimento sa che magari molte persone o alcune persone vengono a tesserarsi dopo la vittoria delle elezioni, perché ne abbiamo visti tanti arrivare, ma tanto sappiamo che queste persone poi lasceranno il movimento. Ma in realtà chi aveva paura di avvicinarsi è entrato, ha trovato una situazione bella, un ambiente accogliente, i nostri militanti, e a questo punto ha deciso di rimanere e di tesserarsi, di fare il militante a tutti gli effetti, semplicemente grazie a un mezzo di comunicazione nuovo, come può essere il sito web di Stoconcota, come possono essere i social network che giornalmente ci permettono di andare a diretto contatto con le persone. E questa è una prospettiva, quella che ci viene data dai nuovi mezzi di comunicazione, che non possiamo perdere, e non possiamo perdere perché ogni giorno, io mi rendo conto vivendolo direttamente, noi riceviamo decine e decine di contatti, anzi direi anche centinaia, da cittadini che si sono resi conto che le uniche persone che poi danno, l'unico movimento che dà una risposta in tempo reale, una risposta concreta, è la Lega. E perché la Lega? Perché il segretario nazionale Roberto Cotta ha deciso dall'anno scorso di investire molto su questo e di investire sulla comunicazione, sia a livello di comunicazione dal punto di vista dei manifesti, delle grafiche con Roberto Mitrotta, che è il nostro grafico ufficiale, sia dal punto di vista web e del diretto contatto con le persone, ha deciso di investire molto, di creare una squadra a livello nazionale che fa parte della struttura organizzativa e che ogni giorno lavora per evitare che il cittadino perda i contatti con chi lo governa o con chi amministra sostanzialmente la vita di tutti i giorni dei cittadini piemontesi, in modo da garantire il massimo appoggio alle persone. E quindi adesso noi stiamo approntando tra l'altro altri progetti simili a questi, e ogni giorno con gli sviluppi che la tecnologia ci porta e tutti i sistemi di comunicazione nuovi che ci vengono dati dal progresso, cerchiamo di avvicinare sempre di più le persone al nostro movimento. Quello che io posso anche chiedere e invitare a fare è tutte le volte che, ad esempio, il governatore fa dei video dove racconta le sue iniziative, racconta quello che ogni giorno fa attraverso la giunta o attraverso il nostro gruppo regionale, con gli assessori, ogni giorno portare avanti queste iniziative, raccontarle alla gente, perché spesso capita che tante belle iniziative, ma attualmente iniziative fatte dalla regione, come possono essere l'iniziativa sui pannolini, la fornitura dei pannolini, o come possono essere le iniziative sul piano lavoro, non vengono poi recepite bene dalle persone, perché sì, anche sul piano casa, non vengono recepite bene dalle persone, perché viene poi ad accadere che abbiamo un giornale che è schierato un po' dall'altra parte e ci racconta un po' le cose come vuole, oppure abbiamo un giornale che è schierato dalla nostra parte e lo legge solo chi è schierato dalla nostra parte, e non riusciamo ad aggiungere poi il risultato di informare le persone su quello che ogni giorno facciamo nelle amministrazioni locali, negli enti locali, e tutto ciò di buono che facciamo ogni giorno, che poi che se ne dica sostanzialmente la gran parte, forse la quasi totalità del nostro lavoro, perché io non ho mai sentito una persona attaccarci nei contenuti, ma quasi sempre su filtri ideologici. Quindi io vi inviterei tra l'altro a lavorare insieme a noi, perché il bello di queste tecnologie è che sono popolari, che ci può essere una struttura o qualcuno a cui che ci lavora direttamente, ma poi soltanto l'appoggio della gente e soltanto quel sistema di cosiddetto marketing virale, cioè la possibilità che tutte le persone che vedono un video su Facebook, che leggono un articolo interessante sul sito di Cota, o che ricevono degli sms che li informano, poi lo dicano ad altri, condividano i video, condividano le informazioni, condividano gli articoli, in modo che l'informazione possa venire da sé, e tutti quegli organi,
come i giornali, come tutte quelle testate che sono contro di noi e cercano di non darci spazio, ormai non più perché ci snobbano come una volta, ma semplicemente perché ci tengono, non possono sicuramente più fermarci davanti a un sistema di questo genere. Abbiamo la possibilità di informare ogni giorno i cittadini su quello che facciamo e quindi l'unica cosa che vi invito a fare è collaborare con noi.